così il disegno si continua un po'. Ecco, faccio, non è perfetto perché dobbiamo andare a perfezionarla poi dopo sopra la bozza. Metto quella via. Vado a bagnare la torta, un po' di acqua soltanto. Ma piano perché ok, adesso dobbiamo fare l'altro lato. Ok, Annabella, ho finito qua. Adesso dobbiamo fare gli altri due lati e siamo pronti per tutte le finiture, però prima la voglio dipingere il nostro zip velocemente, un bellissimo oro. Che bello! Hai visto com'è bello? Stendiamo i due lati e poi siamo pronti, ok? Cominciamo con questi angoli. Per far sembrare una bozza vera, ti fa vedere cosa ho bisogno. Due cerchi, grazie. Brava. Poi, questo mettiamo lì. Poi ho bisogno che si tagli tutti e due a metà. Poi, Annabella, con la nostra colla aggiungiamo un pochino. E poi va attaccato così, vedi? Come angolini della borsa. Sì. Ok, mentre te aggiungi quell'ultimo, io ho il sugargan già pronto. Ok, Annabella, posso chiederti di bagnare di nuovo tutto qui in su? A tutti questi bordi. Sì, cominciamo qui, Va questo qua, bene. ok? Cominciamo già con questo e vediamo. Meglio troppo che poco. Piano. Ok, a questo punto però devo girare. Questo è più liscio possibile. Io lo ricomincerò qua. Poi può bagnare tutto quel lato lì. Brava. Attenzione che questo si aggiunge la giuntura, ok? Bene, lì. Ok, vai. Annabella, adesso dobbiamo fare l'altro lato. Di nuovo. Cala. Sì, no, è più liscio possibile. Questo pezzo qui. Bravo. Ok, Annabella, adesso dobbiamo pensare ai manici. Sono andata a ferramento e l'ho trovato questo tubo di plastica che veramente usano per fare i manici dalle borse, vero? Mettendo un filo di ferro dentro, sono piegato per fare questo sagoma. Però noi non possiamo mettere questo dentro una torta perché c'è un filo di ferro, non va bene. Questi l'ho preso, lavato, sterilizzati dal fioraio. Adesso userò per i fiori, sono di plastica, si mette una lì e una qua e a questo punto si può lavorare, coprire con la pasta di zucchero e metterle dentro la nostra borsa, così i nostri manici sembrano proprio veri. Allora ho tagliato già due strisci di pasta di zucchero, dobbiamo bagnare bene. Ok, Annabella, speriamo che funziona. Se te mi tieni questo qui un attimo. Aspetta. Poi
poi, per unirla meglio, o per far sembrare più vera anche, prendiamo la nostra stitch cutter per far sembrare che è stato cucito, vedi? In mano così. Poi questo eccesso qui si taglia. Ok, secondo me va bene il prima, va bene? Mm-hmm. Ok, adesso dobbiamo solo decidere dove si mette. Però prima io userò. Cominciamo già i buchi. Fa un bel soffio. Ok. Era un bel soffio? Sì. Okay. Non vogliamo spingere troppo qua. Ok. Poi questa qui andrà coperta. Ok. Adesso lavoriamo sulla seconda. Ok, ho preparato questi triangoli. Di nuovo il nostro collo, poi questo va qui, messo così, questo giù e poi di nuovo facciamo una cucitura. Annabella, facciamo una cosa divertente, io finisco a fare questi. Se mi può cominciare a preparare una rosetta, così si mette davanti la torta quando è finito. Riesci a farlo? Sì. Ok. Fai anche questo. Aspetta, facciamo. Ah, il pezzo sotto. Sì. Facciamo un altro salsiccio. Fammi vedere, deve essere leggermente più grosso. Teniamo così. Va bene, no? Mm-hmm. E faccio. Ti riesci a fare così? Sì. Ok? Tutto intorno. Nel frattempo, Annabella? Mm? Ho questa chiusura. Che vado a dipingere oro. Come va il tuo rosetto? Passami un attimo lo sugar gun, per favore. Poi avrò bisogno io, perché il nostro bozza ha bisogno un po' di bling. Sai che cos'è un po' di bling? No. Cosa che luccica. Tipo diamante. Allora, mi serve poi un po' di marrone. Pezzettino di marrone così. Questo è tipo una chiusura. Questo è davanti della nostra bozza. Io adesso faccio una cosa molto divertente. Annabella, indovina che cosa sto facendo? Non sai che cos'è questo? No. Ok, aspetta, vedrai. Questo lo devo mettere qui dentro. Ecco, ok? Mm-hmm. Ok. Hai visto, Annabella? Ho fatto un lucchetto. Mm.
Ok, poi avrò bisogno. Noce di questi. Guarda cosa ho preso per mettere su questa borsa. Bellina, guarda bellissima. Io che ho fatto. Bellissima. Ok, lasciala qui asciugare. Va bene? Mm-hmm. E poi però, perché la voglio essere sicura che rimane lì. Ecco, no, si rimane di fare due cose. Cosa? Questa. Bello. E questa secondo te che cos'è? Che altro c'ha le donne nelle borse? Mm, un specchietto. Tipo anche cipria. Riesci a farmi un'altra misura così? Mm-hmm. Grazie. Praticamente voglio la stessa misura. Questo va messo sopra. Posso avere un attimo un pezzettino piccolo di rosso? Piccola? Va bene? Poi questo va messo lì. Ora però va anche dipinto. Un pezzetti piccolino di rosso. Così c'ha la borsa, c'ha i suoi accessori, il trucco, eccola. Un po' di diamanti. Annabella, per me la borsa è finita. Io ho fatto un anello. Un regalo per la zia Elisa? Brava, mettila lì. Forse andrebbe dipinto d'oro, secondo te va bene così? Allora lascialo così, molto abbinato con la nostra borsa, ok? Dobbiamo fare la nostra foto però. È vero. Ok. Annabella, credo che la zia Lisa sarà strafelice con la sua borsa. Facciamo una foto alla moda. Posso farne un'altra? Un attimo, la faccio un più vicino. Grazie Annabella, hai fatto un buon lavoro. Prego.